Mentre il Venafro batte la Rife in casa per 2-0 con il neoacquisto Marco Di Baia fra i protagonisti della gara, qualcuno, dopo il pareggio del Treppini col sesto campano, ha visto la prestazione dell'ex matesino con un pizzico di nostalgia, tenuto conto che si tratta comunque di un ottimo giocatore e che lo scorso campionato ha trovato invece poco spazio nella sua città, tanto che a fine campionato ha poi preferito cambiare aria. Emidio Bianchi lo ha sentito per noi al termine della gara a Rife Venafro. Allora Marco, la nuova posizione in campo? Eh sì, questo è un ruolo che già ho ricoperto in passato e il mister, conoscendomi per questa partita, mi ha spostato lì. Va bene, l'importante era vincere e quindi va bene così. Anche per dare uno schiaffo a quelli di Via di Monte? No, vabbè, ho saputo che hanno pareggiato a sesta, ma là è un campo difficile, tutte le squadre ci andranno a faticare, quindi anche il punto è buono. Nostalgia? Mi dispiace naturalmente andare via da Piedimonte perché ci ero venuto con volontà mia, però il calcio è anche questo e quindi niente, faccio i migliori in bocca al lupo a loro e magari in futuro. Allora, Piedimonte lotterà con il Venafro, almeno questo che dici? Beh, speriamo che sarà una lotta fino alla fine. Quest'anno sarà un campionato molto più equilibrato, sono almeno 5 squadre dello stesso livello e quindi sarà un bel campionato veramente. Grazie. Prego.